Salve a tutti. Non ve lo aspettavate, vero? E invece è così. Ho provato a montare una griffata per Pasqua. Non riuscirò sicuramente a pubblicarla entro il giorno di Pasqua purtroppo, ma consideratela, anche leggendo il titolo, come una griffata pasquale. Il motivo del titolo lo vedremo poi, ora pensiamo all'introduzione. Questo server, che avevo griffato circa un anno fa assieme a Karkat, Kamazu e Masterdarky su loro invito, era un server beta, quasi tutto sprotetto, composto da più città e cracked. Dopo esserci passati gli attrezzi, visto che il fuoco era disabilitato, abbiamo attaccato le casette di legno della città principale usando le asce di ferro, fino a distruggerle quasi completamente. Neanche sto a dirlo, ma tutta la griffata è stata fatta con utenti in modo online. Già è incredibile che non ci abbiano ancora visto, ma questo è nulla rispetto a quello che vi mostrerò dopo. Una volta abbattute le case, chi aveva l'acqua ha iniziato ad allagare quel che rimaneva del villaggio. Questo finché ad un certo punto non decidiamo di dirigerci verso la torre sopra la collina. Cosa c'è là sopra? Urmus, cosa c'è là? Davvero? Ma è protetto? Ferroro di... Se mi accetti vorrei dare un'occhiata anch'io. Grazie mille del regalo ad Omin. Ora i secchi e le armature contro i mob non saranno più un problema. Ti dispiace solo se lo spingo? Fa un casino infernale. Dopo esserci armati fino ai denti, usando le spoglie del faro, ci dirigiamo quindi verso la seconda città. Ad un certo punto Masterdarky scopre una costruzione interessante e mi chiede di teletrasportarmi da lui. Ma cos'è? Una chiesa? Vogliono donazioni? Ma che badino a farsi fottere! Spacchiamo tutto! Ci avete la lava? Oh merda! Andate! Aspettiamoci fatte, i fungoli del mondo! Andate tutti slash spawn! Slash spawn! No! Correte. Non c'è l'otto! No, sgamato! No, è ben gelato! Pezzi di merda! No! Ti hanno bannato? Che fare? No, non ci credo! Madonna che... Anticristi! Che cazzo sto dicendo sto qua? Mi sa che è quasi giunta la nostra ora. Mo questo cosa vuole? Ah! Non ti basta metterci in prigione? Dobbiamo soffrire! Ma il Signore non perdonava tutti. Comunque, se posso suggerirle, non è stata una grande idea mettere una fonte d'acqua nella prigione se vuoi fare questi scherzi. Comunque, anche se ci ha messi in prigione, potremmo sempre entrare con un altro account cracked e riprendere a griffare. Ma, visto che alcuni nostri compagni sono ancora liberi e solo noi siamo in cella, noi decidiamo di fare da diversivo, facendoci ammazzare da questi sadici in modo da tenerli occupati. Nel frattempo gli altri indisturbati faranno fuori la casa di Viking e lo spari. Questo si chiama lavoro di squadra. Con questo stratagemma faremo sicuramente più danni e rischieremo meno di venir beccati rispetto ad usare tutti i secondi account. Oddio, ritorneremo. Viva il Puce! Grande. D'acqua, cama. Guarda, dei down. Start down. Sì, se sapesse cosa stiamo facendo qui sopra il suo spawn. Murmur ti continua a dire stop. Faccio fare un po' il mole. In modo esplicito cosa dice, anche in modo diretto. Proprio cosa guarda. Qui ho la figa nel culo, voglio essere stuprata. Voglio essere stuprata, cazzo. Ma perché? Situazione Rosario Muniz, per cortesia. Please. Ed eccolo finalmente. Prende il microfono. Vuol dire qualcosa. Appena eliminato. No, sì. No. Ma no. Il delirio, ora non capiscono. Ah. E tutti gli angeli in colonna, oddio. Dopo aver finito di fare da diversivo, ho cambiato account e mi sono loggato come Goldminer. L'account che la volta prima aveva una skin femminile e che voglio ora usare per infiltrarmi fra loro senza farmi riconoscere. Peccato che la skin non sia più visibile. Se pensano che sia finita qui si sbagliano. Sei africano? Perché hai rubato l'acqua dalla fontana? No, sono appena arrivata nel server.
credo che qui tu sia l'unica femmina. Benissimo. Ci sono cascati. Sei l'unica sul server. Comunque voi dove vivete? Polonia. Ciao Creepers. Cazzo è Lovner alla console. Qui si mette male. Questo non è un sito di incontri. Finalmente. Eccoti arrivato. Madonna, quanta gente che pensa subito male. Tranquilli, non sono né pedofilo né gay. Bandai. Cazzo. Preoccupazione inutile. Sta bannando solo i nostri account vecchi. Capo, abbiamo la prima femmina sul server. Gold, vuoi un cane? Essere femmina ha i suoi vantaggi. Ora Vaikip mi fa la corte, mi ha offerto un plot e ora vuole darmi pure un cane. Faccio sempre colpo sui ragazzini. Ricordate, nascondete sempre la vostra base, lontano dai centri abitati. Capo, non farmi la predica. Io voglio fare come Murmux. Punto in grande. Un bel grattacielo in centro città per far capire con chi hanno a che fare. Stanno grippando. Oppure, sta costruendo? Guardate la lava che sta diventando pietra. E non toccate niente. Perfetto. Ora che la Gold Miner Tower è finita è ora di far capire chi comanda in questo server. Via col grifo. Sono da sola e sono tutti in allerta dopo gli ultimi avvenimenti. Anche se sono passati parecchi giorni. Meglio colpire solo gli interni col mare infinito e fare mordi e fuggi. Ora che ho griffato mezzo server, tocca a te Chiesa. Stavolta non la spangherai. Ma che cazzo? Accidenti. Questo posto deve essere davvero maledetto. Forse è per questo che Vaikip era tanto incazzato. Meglio legare le tende e lasciare questo obiettivo per ultimo. Ho un brutto presentimento. Quella torre è l'ultimo obiettivo prima di tentare di colpire di nuovo la chiesa. Ho tagliato tutte le scene di allagamento per non annoiarvi troppo. Chiesa, ora rimaniamo solo noi due. O me o te. Vendicherò Murmux e gli altri. Ecco, lo sapevo. Ho fatto bene a griffare la chiesa per ultima. Devo rifare la solita manfrina. Admin. Sono innocente. Perché hai trasformato la chiesa in una piscina? Forse è stato Dio. Che scusa di merda che ho tirato fuori. Il tuo nome è mostrato su questa roba. Ok, è finita. Comunque vi conviene controllare anche il resto del server. Se pensate che abbia allagato solo qui vi sbagliate. Inoltre vi faccio i complimenti per questo sistema di rimozione. Molto efficiente. Sarà molto divertente vedervelo usare in tutti gli altri edifici del server. Ecco qua. Che bravi. Hanno fatto un'altra prigione. Io non ho parole. Non mi resta che far entrare un altro clone per vedere cosa combinano. Rieccomi dentro con un altro account femminile. Viking penso si stia per impiccare. Comunque qui il mod non ha ripulito bene. Richiamiamolo subito ai suoi doveri. Anche qui mod. Mary. Vuoi vivere qui? Viking, sei senza vergogna. Pure con me ci provi? No, non voglio vivere qui. Mi sono stufata di griffarvi. Sono venuta solo a prendervi per il culo. Mod, qui c'è un'altra piscina. Gli ho fatto girare tutto il server facendogli asciugare ogni singola pozza d'acqua. Sto morendo sulla sedia dal ridere. È molto sospetto che tu sia andata in tutti i posti allagati da Goldminer, che è stato appena bannato. Cosa? Hai bannato Gold? Sì. Sì. Perché? Era la prima femmina nel server. Povero Viking. È disperato per questa notizia. È stato bannato per aver allagato le case delle persone che lei ha trovato prima di me. Tu sei stata in tutti questi posti prima di chiunque altro. Goldminer era un transessuale che ha buttato il suo cazzo nei vostri culi. Cosa? Stai bene, Mary?
ho bevuto molto, voglio scopare. Trovo un po' sorprendente che te e Goldminer abbiate lo stesso IP. Voglio allagare i vostri culi. Ciao a tutti. Sono Murmux. Cosa? Sei un down. Ti vedo un po' giù, Viking. Lo so, è dura accettare questa realtà. Ma ci siamo divertiti tanto assieme. Saluti da Griffin Italia. Porelli. Non vogliono nemmeno cacciarmi con le votazioni, tanto che ormai sono affezionati a me. Su Viking. Accetta la dura realtà. Anche il tuo IP sarà bannato, così non potrai più tornare qui. Se sono convinti di potermi fermare così si sbagliano. Entriamo con un quarto account riavviando il router. Lascio voi immaginare come mi è venuto in mente di usare questo nick. È ora di riproporre un vecchio classico. Voglio fare un video del vostro server. Da me Nexum. Cercate il canale che vi ho scritto ora. Pubblicherò lì il video. Dai, andate a controllare, mi sono stufato di trollarvi. Dobbiamo attirare più persone possibili. Tranquilli. Un sacco di gente arriverà dall'Italia quando vedrà il mio video sul vostro server. Quanti iscritti hai? Più di 500. Bello. Dovresti dire all'owner del video, ti darai il rank da youtuber. Da quanto tempo hai il canale? Dal 2011. Posso pubblicare qui il link? Non penso ci sia un rank da youtuber. Qui quasi tutti hanno YouTube. Non con così tanti iscritti. Ehi, sono anche io youtuber. Ecco qui il link. Magari qualcuno mi conosce già. Potevi anche solo dire Murmux. Guarda il mio nick. Ho detto di fatto Murmux. Poi come facevo se non così a spammare il mio canale? Perché? Perché Griffy? È distruzione. Perché non costruisci? Costruire è noioso. Il griffing è la vera creatività. Il griffing è cancro. Prova. Non lo abbandonerai mai più. No. Lo sai che stai dicendo queste cose di fronte a Vladimir? Il griffing è solo per gli idioti. Non ho parole. Non sanno più che cazzo fare. Per quel che ne so, almeno a me il server non ha più funzionato. Forse hanno bannato tutti gli IP italiani. Se volete riprovare pure voi ad accedere, l'IP l'ho trovato in descrizione ed in sovraimpressione ora. Questo post sul loro forum dice che chiuderanno il 22 aprile, quindi fate in fretta a provare. Arrivederci alla prossima.